Uomini e donne, anticipazioni, Niloufar Haddati conquista tutti Wim Zuiden. Uomini e donne, anticipazioni trono classico, Sara Affifella mostra già un certo interesse per Lorenzo Riccardi e il pubblico del programma li vuole già insieme. Niloufar Haddati, la nuova tronista di Uomini e Donne insieme a Sara Affifella, ha già conquistato pubblico e opinionisti del trono classico. La bella napoletana si era già fatta notare come corteggiatrice di Mattia Marciano e il suo arrivo sul trono è stato accolto dai commenti positivi e dagli applausi di tutti. Oltre ad essere molto bella, Niloufar è anche una ragazza forte, determinata, schietta e sincera. Il suo percorso sul trono è iniziato all'insegna delle prime rivalità con Sara. Entrambe, infatti, hanno messo gli occhi sugli stessi ragazzi che dovranno ora scegliere chi corteggiare. Niloufar, dopo aver lasciato il trono di Mattia Marciano preferendo non restare a scaldare la sedia, è pronta a trovare il vero amore. Il pubblico è tutto dalla sua parte e spera di vedere un trono vero ed emozionante che si concluda con un lieto fine, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Piccolo ritocco per Tara Gabrieletto. Tara Gabrieletto resta una delle ex corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi. La sua storia d'amore con Christian Gallella procede a gonfie vele dopo la celebrazione del matrimonio. Nelle ultime ore, Tara ha deciso di concedersi anche un piccolo ritocco estetico al naso per avere un profilo migliore. Ad annunciarlo è stata la stessa Tara che, su Instagram, ha condiviso con i suoi followers la scelta fatta e le foto del prima e del dopo. Come accennato domenica sera, oggi sono andata a sistemare il nasino. E dopo varie ricerche ho scelto lei. Chiocciola Annalisa Pizzetti. Beh, che dire, sono ancora stupita dal fatto che non ho sentito nessun dolore, ripeto nessun dolore veramente. In pochi minuti è riuscita a rendere perfetto il mio profilo per una durata di un anno? In allegato trovate anche la foto del prima e del dopo come promesso? Scegliete sempre il meglio per il vostro viso, soprattutto sulla qualità dei prodotti, scrive Tara. Cliccate qui per vedere le foto, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Feeling tra Sara Affifella e Lorenzo Riccardi. Il percorso di Sara Affifella nello studio di Uomini e Donne è iniziato con molti sospetti e qualche critica. Il volto della nuova tronista era già molto noto al pubblico di Canale 5 che l'ha seguita nella sua avventura a Temptation Island in estate, programma al quale ha partecipato assieme a colui che è ormai il suo ex fidanzato Nicola Panico. Che però chi li ha avvistati proprio dopo l'inizio del trono di Sara, dubitando che tra i due ci fosse un accordo, cosa che però Sara ha smentito nel corso di una diretta fatta su Facebook in comune accordo con la redazione di Uomini e Donne. Finalmente nelle nuove puntate del trono classico il pubblico ha assistito ai primi incontri con i corteggiatori di Sara e, nonostante non lo abbia portato in esterna, i telespettatori hanno notato un forte feeling della tronista con Lorenzo Riccardi. Chi è Lorenzo Riccardi? Chi ha visto in lui un volto già familiare non ha sbagliato perché Lorenzo Riccardi è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. È infatti già stato corteggiatore di Ludovica Valli che a lui preferì Fabio Ferrara. Lorenzo ha poi avuto una relazione con un'altra corteggiatrice, Nicole Biondi, conclusasi poco dopo. Lorenzo Riccardi ha 21 anni e vive a Milano dove lavora come meccanico. Nel primo incontro ha subito stuzzicato Sara, che pur non apprezzando questo atteggiamento ne è alla fine rimasta colpita. Come si svilupperà il loro rapporto? Sul web il pubblico intanto inizia già ad apprezzarli e a volerli come coppia, il loro feeling è infatti parso subito evidente a tutti.